In compagnia dell'amministratore delegato Dietmar Pfeiffer, in un'occasione speciale come quella della presentazione ufficiale del nuovo FC Südtirol 2018-2019, siamo reduci da una stagione straordinaria con un secondo posto memorabile, con una semifinale playoff. Quali possono essere gli obiettivi per questa stagione? Ma l'obiettivo innanzitutto è, come ogni anno, creare gruppo in ritiro, cercare di mettere benzina e poi iniziare bene il campionato. L'anno scorso non siamo partiti benissimo, questo è un obiettivo chiaramente di quest'anno, partire subito bene e poi cercare di andare in crescendo durante l'anno per vedere dove ci portano i risultati alla fine della stagione. Piace la nuova squadra che è stata allestita dal direttore sportivo Paolo Bravo, che è un calibrato mix fra giovani emergenti ma anche calciatori di esperienza. Sì, assolutamente sì, un bel mix, mi sono piaciuto molto i giovani in questi ultimi giorni, chiaramente i vecchi portano esperienza, portano calma nella squadra e come ogni anno cerchiamo di fare un po' un mix. Quest'anno secondo me il direttore è stato molto bravo, è un mix secondo me quasi perfetto, poi bisogna farlo vedere sul campo. Südtirol che ovviamente ha un occhio di riguardo ai risultati della prima squadra, ma che è attento anche a potenziare il valore del proprio club, a dargli dei margini di espansione ulteriori. È di poco l'inaugurazione del nuovo centro sportivo, l'FC Center a Masoronco. Adesso in autunno inizieranno anche i lavori di ristrutturazione dello stadio Druso. Sì, inizieranno anche quelli. Il Südtirol in questi ultimi anni è cresciuto molto sotto tanti punti di vista, organizzativo, marketing, comunicazione, a livello sportivo, settore giovanile, infrastrutture, e andiamo avanti su questa linea perché la nostra strategia è crescere lentamente, però crescere ogni anno, e su questo non ci fermeremo. Un'idea di come sarà il nuovo stadio Druso e anche dei tempi di realizzazione? Allora, se riusciamo a partire in autunno si inizierà a lavorare su una tribuna, i lavori saranno fatti a lotti perché chiaramente noi dobbiamo continuare a giocare al Druso, verrà tolta la pista atletica, le tribune andranno vicinissime al campo per cui sarà uno stadio all'inglese senza barriere, per cui per i tifosi credo il massimo del calcio che si possa respirare al Druso, al Druso diciamo nuovo e finito. Südtirol non è solo prima squadra ma è anche settore giovanile, ha lanciato, ha cresciuto, ha valorizzato tanti talenti del proprio vivaio, gli ultimi due della serie che sono finiti in un grande club come l'Inter sono Gambato e Tononi, un altro motivo di grande soddisfazione. Assolutamente, consideriamo che negli ultimi 36 mesi abbiamo portato 7 giocatori del settore giovanile in squadre di Serie A o in Bundesliga. Non so quante società del nostro livello, della nostra categoria ci sono riusciti, vuol dire che anche a livello del settore giovanile stiamo lavorando bene. Credo che quest'anno abbiamo fatto un ulteriore passo inserendo un'ulteriore figura molto importante, Salvo Leotta, che non sarà più allenatore della Beretti ma coordinatore tecnico delle squadre nazionali, e così pian piano riusciamo a dare ulteriore qualità anche al settore giovanile, e si vede che qualche ragazzo che abbiamo già visto adesso in prima squadra, tipo Zanon, tipo Shamai, stanno crescendo bene, secondo me nei prossimi anni possono far molto molto bene.